L'Italia è davanti a un bivio, quello di credere alle facili promesse elettorali dei partiti sovranisti e populisti, o quello di continuare nella strada della serietà e della concretezza voluta dal governo Draghi. Noi come Terzo Polo seguiamo la seconda strada, quella di portare avanti le riforme del PNRR, fare di tutto per rendere il nostro Paese il più breve possibile autosufficiente da un punto di vista energetico, attraverso i rigassificatori, l'ottenimento del gas da altri paesi che non siano la Russia, ma soprattutto sbloccando le energie rinnovabili che ancora adesso in maniera incredibile ricevono troppi no da sovrintendenze e da regioni. Insomma, un paese che sta dalla parte delle famiglie e delle imprese e che vuole ritornare a essere protagonista nel mondo.